paritarie, chiudono 4 scuole in Italia, ma è a rischio il 30% degli istituti. L'appello al governo: o si trovano le risorse o si rischia un aggravio di miliardi di euro sulle tasche dei cittadini. Due notti negli hotel liguri per ringraziare il personale sanitario giunto da fuori regione ad aiutare durante l'emergenza. È l'iniziativa lanciata da Federalberghi Tiguglio. Paolo Corsiglia nominato presidente della comunità del Parco di Portofino. Entro giugno la prima riunione della realtà sui tavoli temi dei confini, dell'area protetta e la valorizzazione del territorio. Novena, pellegrinaggio dei giovani e celebrazioni confermato, il consueto programma delle feste di luglio a Montallegro. Saranno garantite le norme anti-Covid, la preghiera del credo farà da filo conduttore. La squadra maschile dell'AMI Sadmo conquista la promozione in Serie B, traguardo importante per tutta la pallavolo del Tiguglio. Intanto ripartono gli allenamenti all'aperto a Chiavari. Buonasera a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Anche questa sera dedichiamo l'apertura al complesso mondo della scuola. L'emergenza sanitaria, come sapete, ha già causato le prime vittime nel mondo delle scuole paritarie. Sono 4 gli istituti che si trovano nelle province di Lecco, Latina, Messina e Milano che non riapriranno a settembre, ma a rischio è il 30% delle scuole paritarie in tutta Italia. Il settore chiede che il fondo da 150 milioni istituito dal governo venga raddoppiato. In questi giorni si discutono 7 emendamenti al decreto rilancio volti a salvare il comparto. La sintesi nel servizio. Sono già 4 le scuole paritarie in Italia vittime della pandemia, un numero però destinato a crescere. Eppure le paritarie svolgono un servizio pubblico e permettono allo Stato un risparmio annuo di circa 7.000 euro ad alunno. In Italia sono oltre 12.000, di cui quasi 8.000 cattoliche. Ma se si indebolisce il settore, l'aggravio per i cittadini potrà essere di diversi miliardi di euro. Chiudono le scuole dei poveri, quelle che non tagliano in due la società, quelle che hanno una retta sotto i 4.000 euro, quelle che sono delle periferie, del centro-sud, quei presidi di libertà che tolgono i ragazzi alla mafia e alla camorra, e peraltro condanna i cittadini a pagare, pensate un po', 2,4 miliardi di euro, tanto costa perdere questo comparto. Più è di queste ore la Maddalena Gissi, la segretaria della CISL, ha indicato 6 miliardi di euro servono per ripartire con la scuola statale. Senza le risorse necessarie dunque si rischia un'emorragia di istituti. Ad oggi sono previsti 80 milioni per la fascia 0-6 anni, di cui 65 per coprire il mancato pagamento delle rette e 70 milioni dalla primaria alle superiori, ma fino ai 16 anni con l'esclusione delle ultime due classi. Per gli addetti al settore il fondo è insufficiente, bisognerebbe almeno raddoppiarlo. Il governo è di fronte ad un bivio: aiutare queste famiglie e questo comparto vuol dire scegliere per sempre in Italia di dare ai poveri la possibilità di avere più chance, perché li libera per sempre, li rende cittadini, pensanti. È chiaro al governo che avrebbe tutto l'interesse economico, sociale, elettorale di fare questa operazione, e tuttavia non la fa, perché questi poveri vanno tenuti legati a questi poteri fragili a doppia mandata. Rivolgo questo appello, perché non riuscirei a raggiungerlo diversamente, al Premier Conte, perché pur sapendo che ignorare questo comparto condanni il paese a quelle cifre così enormi, un paese già affamato, perché continui ad andare imperterrito avanti per la tua strada? E ovviamente tra i cambiamenti che la pandemia ha portato con sé ci sono le modalità del tutto inedite con cui la prossima settimana inizierà l'esame di Stato per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori. Nei giorni scorsi, grazie al contributo della Pastorale Giovanile Diocesana, abbiamo ascoltato le impressioni dei maturandi e i consigli di alcuni studenti universitari o neolaureati. Oggi invece ascoltiamo i suggerimenti di alcuni professori. Ciao ragazzi, sono Alessandra e sono un'insegnante e per prima cosa vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il vostro esame di maturità. È stato un anno complicato per noi docenti, ma soprattutto per voi ragazzi. Ma la maturità rimane una tappa importantissima nella vostra vita e quindi vi auguro che sia un momento di soddisfazione per voi, un momento nel quale possiate dimostrare chi siete e quanto avete appreso durante il vostro percorso di studi. Questo colloquio vi sarà chiesto di dare prova veramente di maturità. Se voi riuscirete a vivere in questa prospettiva
quest'occasione che è una prova a tutti gli effetti, porrete le migliori premesse per completare il vostro percorso e introdurvi al meglio nel mondo dell'università e del lavoro. Il tempo della scelta universitaria è un tempo prezioso. Prima di tutto perché ci accorgiamo immediatamente che ridesta in noi grandi domande definitive: a cosa serve la mia vita, per cosa sono fatto, ed in fondo anche il desiderio che quello che sceglieremo, quello che andremo a fare da grandi, possa essere utile non solo per noi stessi, ma anche un po' per il mondo. Quello che spero per voi e che vi auguro è che possiate sempre mettere il meglio di voi stessi in qualunque cosa siate chiamati a fare. Cercate di comprendere che cosa vi fa felici, che cosa rende la vostra vita significativa. Scegli qualcosa che veramente in fondo scopri come un po' di innamorarti, che ha per te un fascino decisivo, diciamo così. Non mollate e cercate di cogliere ogni occasione, ogni imprevisto come un momento di crescita, un momento per ritarare le vostre scelte, per rivederle, riconfermarle. Diventare grandi significa scegliere, dover prendere delle decisioni, ma anche sapere che qualche volta anche una decisione che sia analizzata si può sbagliare, per cui bisogna avere sempre nella vita anche la forza e l'umiltà di ripartire. Io vi faccio i miei migliori auguri, in bocca al lupo e tenete la calma. Arrivederci. E l'aggiornamento odierno sull'andamento della pandemia in Liguria registra, secondo i dati forniti da Alisa e Regione Liguria, 37 positivi in meno, mentre i nuovi contagi sono 10 su 1631 test effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero degli ospedalizzati e delle terapie intensive quest'oggi scende di 3 unità. I guariti con doppio tampone negativo consecutivo sono 46, mentre il numero degli isolamenti domiciliari sale di altre 8 unità. Oggi si registra una sola vittima. Nell'ASL 4 ci sono 5 persone ricoverate a Sestri Levante, nessuno in terapia intensiva e nessuno ricoverato a Lavagna. Infine, nella nostra ASL ci sono 40 persone in sorveglianza attiva. Ammonta a 20 milioni il valore complessivo delle risorse raggiunto nel confronto fra sindacati e regione a favore degli operatori della sanità che sono stati impegnati in questi mesi nell'emergenza Covid. Ad oggi la Regione ha assegnato ad ospedali ASL 6 milioni e 700 mila euro già stanziati dal Governo. La distribuzione terrà conto del numero di ore di straordinario e quello dei dipendenti in forza alle singole aziende proprio per riconoscere in maniera più equa lo sforzo sostenuto. Sul tavolo c'è anche la questione del premio Covid destinato a tutti coloro che sono stati coinvolti nella gestione dell'emergenza. La Regione si è impegnata a stanziare 8 milioni e 300 mila euro oltre agli 11 milioni e 700 mila euro che sono stati stanziati complessivamente dal governo. I sindacati però chiedono 16 milioni ulteriori rispetto a quelli già messi dallo Stato, un impegno che verrà affrontato nuovamente nel corso di un confronto che è stato fissato per giovedì 18 giugno. E Regione Liguria e Federalberghi intanto però hanno deciso di premiare il personale sanitario che volontariamente ha raggiunto la Liguria per dare supporto alla nostra sanità nel corso della fase più acuta dell'emergenza. Ce ne ha parlato Aldo Verdin, presidente di UGAL Federalberghi, da cui è partita l'iniziativa. Due giorni di vacanza premio negli alberghi della regione per ringraziare medici e infermieri che da altre parti d'Italia hanno volontariamente prestato aiuto in Liguria durante l'emergenza. L'iniziativa, partita da Federalberghi Tigullio, è stata accolta dall'amministrazione regionale, con l'adesione poi di oltre 130 strutture in tutta la Liguria. L'iniziativa è nata su un'onda di emotività di circa fine marzo e abbiamo pensato che era un dovere e un piacere anche premiare queste persone che venivano a dare una mano. Nei prossimi giorni sarà stilato l'elenco dei beneficiari in collaborazione con la Protezione Civile, l'ente che aveva lanciato la richiesta d'aiuto durante l'emergenza. Chi riceverà la lettera d'invito potrà indicare una preferenza di data e zona. Regione Liguria provvederà poi ad assegnare la destinazione in base alla disponibilità data dagli alberghi. Ogni albergo che aderisce mette a disposizione una camera, piccola colazione, per due notti.
sarà su disponibilità. È chiaro che la richiesta non deve venire direttamente all'albergo, ma dovrà passare attraverso l'ASL, e la quale si farà diciamo punto di unione tra l'operatore sanitario e la regione. Quindi la prenotazione passerà attraverso la regione, che poi la smisterà ai vari alberghi. L'iniziativa potrebbe partire già da fine mese. Vista la grande disponibilità data alle strutture alberghiere, si valuta se estenderla ad altri volontari che si sono mossi per dare supporto alle regioni limitrofe. A questo punto è un'ottima occasione per ampliarla e per fare un discorso di sinergia con le due regioni limitrofe e confinanti alla Liguria, che sono il Piemonte e la Lombardia, possibilmente magari anche l'Emilia del Nord o la Val d'Aosta. Ora un'ampia pagina di cronaca. Tre operai che stavano lavorando alla manutenzione di un viadotto sull'autostrada A15 Parma-La Spezia sono rimasti feriti dal crollo del fiume Magra di un cestello di una piattaforma aerea. È successo attorno a mezzogiorno ad Albiano Magra in provincia di Massa Carrara. Il cestello, per cause che sono ancora in via di accertamento, si è rovesciato da un'altezza di 15 metri. Tutti e tre sono rimasti feriti. Il più grave è l'operaio che è finito nel greto ed è stato portato a Genova con l'elicottero al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Un altro è finito in acqua, dove però il livello è basso, ed è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Il terzo operaio invece è rimasto incastrato nel cestello e non è stato necessario il ricovero. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada. Tre truffatori sono stati arrestati dalla polizia al termine di una operazione congiunta che è stata condotta dal commissariato di polizia di Chiavari e di Rapallo, operazione che è stata denominata Gianduia. A finire in manette tre cittadini piemontesi di origine straniera, marito e moglie di 62 e 60 anni e un loro complice di 58, che sono stati accusati di aver messo a segno diversi colpi e danni di persone anziane residenti nel Tiguglio nel corso della scorsa estate, utilizzando la tecnica dei falsi controlli all'impianto di riscaldamento. Nello specifico, i raggiri si sono verificati a Chiavari, Lavagna e Rapallo. Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza è emerso che nelle date e negli orari in cui venivano commessi i crimini transitava sempre la stessa auto, che poi è risultata intestata al 62enne, pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Le indagini successive hanno permesso di risalire ai due complici dell'uomo. Lo scorso 11 febbraio il GIP di Genova ha emesso una misura cautelare restrittiva in carcere a carico dei tre. Il primo a finire in manette, rintracciato lo scorso 21 febbraio a Villa Franca, Piemonte, è stato il complice della coppia. Successivamente, il 3 e l'8 giugno, a Cuneo e a Genova, si sono consegnati agli inquirenti gli altri due ricercati. Compie atti osceni davanti a bambini, trentenne, finisce ai domiciliari. Il fatto è accaduto a Sestri Levante lo scorso 18 maggio. I carabinieri sono intervenuti nei pressi del parco giochi delle Casette Rosse dopo la denuncia di una donna allertata dalle grida dei piccoli, che naturalmente erano spaventati. L'uomo, che nel frattempo era riuscito a scappare in sella alla sua bicicletta, è stato rintracciato dai militari a casa dopo nemmeno due ore. Si tratta di un trentenne della zona che è stato denunciato. Tuttavia il pubblico ministero, dopo aver valutato gli indizi di colpevolezza a carico dell'uomo e accertato l'esistenza di allarmanti precedenti, ha richiesto al GIP gli arresti domiciliari, provvedimento che oggi è stato eseguito dai carabinieri di Sestri Levante. Sarà Paolo Corsiglia a guidare la comunità del Parco di Portofino. Floro Vivaista, 44 anni, è l'attuale vicepresidente provinciale di Coldiretti e membro della Camera di Commercio di Genova. Un incarico che assume con entusiasmo. Entro fine giugno ci sarà la prima riunione dell'ente per affrontare ed esprimersi su diversi temi sul tavolo, da quello dei confini alla presenza sempre più massiccia dei cinghiali. La comunità del parco è fatta dalle realtà che vivono sul parco, non ha linee attuative ma solo di indirizzo nei confronti dell'ente parco. Quali sono i temi che verranno messi sul tavolo della discussione?
Beh, soltanto questa discussione, quanto prima avremo un confronto sicuramente sulle problematiche che ci sono a Nose sul parco, è ovvio, normale che si parlerà della possibilità di far diventare il parco di Portofino un parco a livello nazionale con annessi confini. Ecco, questo sarà, penso, i primi passi che dovremmo muovere, e di conseguenza poi ci saranno via via le problematiche che giornalmente si manifestano su questa importante realtà. Il parco è anche un'opportunità di sviluppo per il territorio, occorre anche valorizzare le sue risorse, si parla anche dei sentieri, della riserva, di dare, rendere attrattivo comunque il territorio anche dal punto di vista turistico. Eh beh, certamente, questo è molto importante, fare arrivare soggetti da fuori regione, da fuori provincia e sicuramente dall'estero è per noi molto importante, in quanto si riversano poi sulle attività economiche che sono all'interno di tutto il parco e non solo, di tutto il Tiguglio, e questo ci fa molto piacere perché anche gli operatori di questo devono trarre benefici. Ovviamente la sentieristica, la cosa più importante è la natura, il contatto con la natura e sicuramente il territorio, che è bellissimo e tanto importante da come valorizzazione. Il discorso della gestione della fauna, si parla dei cinghiali e quant'altro, anche questo è un tema che verrà affrontato. Questo penso che sia un tema importantissimo. Dove fa un incidente con una ragazza che è caduta in motorino per un cinghiale che ha attraversato la strada, quindi questo è oggi diventato anche un problema sociale. Come ben capite, noi dobbiamo anche salvaguardare il territorio e le persone che ci vivono, ecco. Continua la fase meteo instabile sulla Liguria e anche sul nostro territorio. In questi minuti, mentre vi stiamo parlando, nel Mar Ligure si è formata una tromba d'aria che stiamo vedendo in diretta con le webcam che la regia con Giovanni Castello ci mostra prontamente. Dunque continua, come dicevamo, la fase meteo instabile sul territorio del Levante Ligure e un po' su tutta la regione. Fase instabile che ci terrà compagnia anche per tutto questo fine settimana. Nella giornata di domani avremo nuvolosità diffusa su tutta la Liguria, più compatta a ponente, dove non si esclude qualche piovasco nell'entroterra. Nel pomeriggio avremo spazi di sereno sul centro Levante, mentre molta nuvolosità è prevista anche a ponente. Ma attenzione, come vi dicevo, nel fine settimana non si presenta una situazione migliore, perché avremo tempo instabile su tutta la regione nella giornata di sabato, con rovesci a carattere temporalesco che interesseranno soprattutto l'entroterra e il settore centrale. E ancora residua instabilità nella giornata di domenica. Ma come vi dicevamo, in questo momento uno spettacolare fenomeno si sta prendendo forma al largo delle coste liguri ed è visibile anche dalle alture del Tiguglio, come stiamo vedendo dalle webcam che vi stiamo mostrando in diretta. Ora torniamo alla politica amministrativa e torniamo ad occuparci di sanità. La ASL 4 replica alla sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, sul futuro dell'ospedale cittadino. In una nota, l'azienda sanitaria scrive che è strumentale e priva di fondamento l'affermazione secondo la quale ci sarebbe un progetto di riorganizzazione atto a depotenziare l'ospedale di Sestri. L'azienda sanitaria lo definisce un presidio indispensabile e spiega che il trasferimento del reparto di oncologia è temporaneo e dovuto alla necessità di dedicare spazi all'emergenza coronavirus. È stata una decisione sofferta, si legge nella nota diffusa dall'azienda sanitaria, che ci auguriamo possa durare il minor tempo possibile, ma presa per poter proteggere i pazienti più fragili. L'indirizzo strategico, oncologico e riabilitativo dell'ospedale di Sestri dunque non è destinato a cambiare, si legge ancora nella nota della ASL 4, come dimostrano i lavori in corso al sesto piano che termineranno nei prossimi mesi. Infine, la ASL definisce totalmente infondata la notizia sulla sospensione delle attività di radiologia. Montallegro si prepara a celebrare le feste di luglio, siamo alla pagina diocesana, in un clima ovviamente diverso dal solito. Buon senso e norme di sicurezza garantiranno però lo svolgimento di tutte le celebrazioni. Saranno distanziate le sedie e verranno montati due maxi schermi fuori dalla chiesa. Abbiamo intervistato il rettore, sentiamo.
Novena, pellegrinaggio dei giovani, celebrazioni, è confermato il consueto calendario delle feste di luglio a Montallegro. Nonostante tutto è un segno di normalità rassicurante. La novena inizierà il 23 giugno con l'apertura del santuario alle 3.30, il rosario alle 4.20 e la messa alle 5. Le riflessioni saranno guidate dai preti di Rapallo, letture e rosario saranno organizzati dai sestieri. Il tema di quest'anno è la preghiera del credo. L'ho intitolato così, il cuore semplice della nostra fede, e in 9 mattinate attraverseremo tutti gli articoli del credo che professiamo tutte le domeniche durante la messa, ecco, però come un approfondimento di quello che è specificatamente nostro, cioè la nostra fede. L'ultimo giorno della novena, il 1 luglio, coinciderà con il pellegrinaggio dei giovani, mentre il 2 luglio la messa solenne delle 10.30 sarà presieduta dal vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla. Quest'anno la processione non sarà fatta con l'arca della Madonna, anche per i distanziamenti, e portare la Madonna sull'arca non è possibile, ma ancora più prezioso passerà in mezzo alla gente il venerato quadretto. I fedeli potranno seguire le celebrazioni in presenza senza alcun timore, saranno garantite tutte le norme anticontagio e si potrà usufruire degli spazi del santuario, delle cappelle, del piazzale, della scalinata e del viale. Il comune mi ha assicurato che installerà 2 maxi schermo, così sia la gente che siede guardando la facciata del santuario, come la gente che siede dando le spalle al santuario nella scalinata, potranno su 2 maxi schermi seguire la celebrazione. Quest'anno il cuore dei fedeli sarà carico di domande e richieste da rivolgere allo sguardo attento e materno della Vergine. Più lacrime da asciugare, più conforto da dare e anche più situazioni dolorose di fronte alle quali possibilmente intervenire. Mi riferisco soprattutto a tutte quelle famiglie che in questo momento hanno sperimentato, stanno sperimentando la precarietà data dalla crisi, dalla mancanza del lavoro e da un'economia che si fa stretta. La solennità del Corpus Domini sarà celebrata a Montallegro domenica prossima, alle 15 l'adorazione eucaristica, alle 16 secondi vespri, cui seguirà la processione con il Santissimo Sacramento e la benedizione finale sul piazzale della chiesa. A causa del peggioramento delle condizioni meteo è stata rimandata la celebrazione del Corpus Domini cittadina, che era prevista a Chiavari, nell'area esterna dell'Istituto Maria Luigia. La celebrazione si svolgerà domenica prossima nelle singole parrocchie, dunque è annullata la celebrazione cittadina 2020 del Corpus Domini. Una figura di riferimento per i frequentatori della comunità dei padri scolopi di Chiavari è padre Olivo Pallanc, sacerdote religioso presente nella comunità chiavarese da 17 anni. Anche in questo tempo di pandemia padre Olivo non ha mancato di essere disponibile nei confronti di quanti hanno frequentato la chiesetta di Via Rivarola. Nel rispetto delle norme di sicurezza, ieri un piccolo gruppetto lo ha festeggiato per il suo 95esimo compleanno. Una giornata semplice come tutte le altre, festeggiando con qualche amico. Così padre Olivo Pallanc, dei padri scolopi di Via Rivarola Chiavari, ha sintetizzato il suo 95esimo compleanno, celebrato ieri in compagnia di pochi amici più vicini al religioso, ma in condivisione di cuore con tante persone. Perché padre Olivo è un punto di riferimento per i tanti frequentatori della piccola chiesa intitolata San Giuseppe e Calassanzio, nel cuore del centro storico chiavarese. Lì ogni giorno transitano in molti, chi per la confessione, chi per una semplice preghiera, chi per partecipare alle celebrazioni liturgiche. A tutti si manifesta il sorriso aperto e gioviale di padre Olivo, sempre pronto all'ascolto e a un suggerimento fraterno. Nato a Mezzo Lombardo, in provincia di Trento, il 10 giugno 1925, per padre Pallanc l'età non è l'unico traguardo considerevole raggiunto. Ordinato il 29 giugno del 1949, tra pochi giorni festeggerà 71 anni di sacerdozio. Per ora sono 70, sottolinea il presule, ricordando la festa celebrata lo scorso anno proprio nella chiesa di Via Rivarola alla presenza del vescovo Alberto Tanasini. Un momento per rendere grazie al Signore per il dono di questo sacerdote, che dal 2003 è l'anima della piccola comunità dei religiosi presenti a Chiavari, avendo svolto in precedenza il suo apostolato a Savona, a Roma, a Milano per 33 anni. È stato anche in alcune parrocchie genovesi, fra cui quella di Cornigliano, dove è stato punto di riferimento sia per la celebrazione dei sacramenti sia per la pastorale, ma soprattutto per le anime in cerca di conforto. E conforto non è mancato anche in questo momento di pandemia, quanti affacciandosi all'interno della chiesa di San Giuseppe troveranno il sorriso di padre Olivo ad accoglierli.
L'associazione Amici di Villa Rovereto sollecita la riapertura dell'ufficio postale di Santa Vittoria a Sestri Levante con orario di 6 giorni la settimana come era prima dell'emergenza sanitaria. Negli attuali 3 giorni di apertura si verificano spesso code di persone in attesa con notevoli disagi per gli utenti che spesso sono costretti a rimandare il tentativo ai successivi giorni di apertura. Domani entrano in vigore a Lavagna le modifiche ai parcheggi. Dopo la sospensione degli stalli a pagamento nella parte a nord di Piazza della Libertà, ne vengono istituiti nuovi in via Cavour e in via Nuova Italia. I posti liberi persi nelle due vie sono recuperati con nuovi parcheggi bianchi a zona disco di 2 ore in Piazza Milano e in Piazza Cordeviola. Il sindaco spiega che con questa decisione il centro storico risulterà più vivibile e più a portata per chi vuole raggiungere negozi. Le novità hanno suscitato polemiche però in città. I cambiamenti sono sempre inizialmente difficili da digerire, ha detto il sindaco Mangiante. Ci vorrà un po' di tempo per valutare il flusso dei clienti e dei visitatori nel centro di Lavagna. Da Lavagna andiamo a Rapallo. Il sindaco Carlo Bagnasco ha espresso soddisfazione per la fermata rapallese del Frecciarossa, un successo ottenuto dopo molteplici richieste e grazie alla collaborazione dei parlamentari liguri, un successo, dice ancora Bagnasco, che rende la cittadina di Rapallo ancora più attrattiva dal punto di vista turistico e assume particolare rilevanza anche alla luce della difficile situazione in cui versano le autostrade liguri. Siamo allo sport, la pallavolo, una stagione anomala che si conclude però con un traguardo raggiunto. Per la prima squadra maschile dell'Amis Admo di pallavolo è arrivata la promozione in Serie B. Dichiarati conclusi i campionati che erano stati sospesi a causa dell'emergenza sanitaria, la federazione ha ufficializzato i risultati definitivi. Intanto per la società sportiva del Tigullio si va verso la ripresa delle attività di allenamento che si svolgeranno rispettando i protocolli di sicurezza nei campi di beach volley della spiaggia del porto di Chiavari. Vediamo. Una promozione che era stata subito l'obiettivo della stagione da conquistare partita dopo partita sul campo e i risultati avevano fatto vedere che la direzione intrapresa era giusta, ma che con lo stop delle gare a causa del coronavirus era stata messa in pausa. Adesso, con la conclusione forzata dei campionati, la Serie B per la squadra maschile di pallavolo dell'Amis Admo è un sogno che diventa realtà. Questo obiettivo che ci eravamo posti diventa un po' veramente il punto di riferimento di tutto un movimento che in questi 10 anni è cresciuto veramente tantissimo. La nostra attenzione è da sempre e sarà sempre rivolta al lato della promozione di quello che è il nostro sport e dello sport in generale. Il fatto di avere anche un livello così alto dal punto di vista della nostra prima squadra maschile, comunque anche la pallavolo femminile, è rappresentata ad alto livello in Serie C femminile, secondo me è ancora di più un fiore all'occhiello per un movimento che è veramente importante per la pallavolo del nostro comprensorio. Sarà una stagione, quella che sta per arrivare, con tante incognite dal punto di vista anche della gestione proprio degli allenamenti e quant'altro. Come vi state preparando su questo? La Federazione Pallavolo è stata cauta nell'elaborare dei protocolli, forse più lenta di altri sport, però secondo me si è mossa correttamente e ha stipulato dei protocolli che permettono una graduale ripresa dell'attività, inizialmente all'aperto, sfruttando la struttura della Beach Sport Chiavari in passeggiata a mare a Chiavari, dove coinvolgeremo gran parte dei nostri atleti che sono fermi, sono stati stoppati nel bel mezzo della loro stagione sportiva e hanno vissuto dei momenti davvero duri. Poi, se la pallavolo non sarà ancora quella del pre-lockdown, comunque ci si avvicinerà molto, perché comunque rispettando tutte le regole sanitarie che la federazione ci ha dato, in linea con i decreti regionali e nazionali, secondo me ci sarà anche modo di divertirsi, che è la cosa più importante.
E di pallavolo si continuerà a parlare anche questa sera nella nostra trasmissione Sportiguglio, che andrà in onda a partire dalle 21.10. Ospiti, oltre a Simone Cremisio, che avete visto appunto in questa intervista, ci saranno Cristiano Simonetti, presidente regionale del Centro Sportivo Italiano, Daniele Masera, vicepresidente vicario del CSI Comitato di Chiavari, e poi ancora Eugenio Perrone, presidente della Ginnastica Riboli di Lavagna, conduce Roberto Costa. Da sabato prossimo su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21.10 verrà trasmessa una rassegna di concerti di musica classica sinfonica eseguiti da prestigiosi musicisti e orchestre italiane ed estere. Si tratta di un progetto chiamato Vincerò, che fa capo a Radio PNR della Diocesi di Tortona. Lo scopo di questa rassegna è sostenere i musicisti in questo momento di difficoltà con la distribuzione dei contenuti musicali sul digitale e i canali televisivi. Nel primo concerto, che è stato eseguito il giorno prima del lockdown nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, verrà proposta la Sinfonia numero 9 Corale di Ludwig van Beethoven, eseguita dalla Monferrato Classic Orchestra, diretta dal maestro Sandor Carotti. Terminiamo così questa edizione di Tiguglio Oggi. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa, ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.